scorrete, mie lacrime, dalla vostra fonte sgorgate. Per sempre esiliato lasciatemi gemere, dove il nero uccello della notte, la di lei triste infamia canta. Lì lasciatemi vivere sconsolato. Questi sono i versi con i quali inizia uno dei più grandi successi musicali a livello europeo nei decenni tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento. Il brano si intitola Flow My Tears ed è stato composto da John Dowland, uno dei musicisti di più grande successo durante quella che è stata definita l'età dell'oro della musica inglese sotto il regno di Elisabetta I. Ma cosa unisce John Dowland ad un altro musicista sempre inglese, anche questo di successo, tuttora vivente, come Sting, già membro di un gruppo di importanza internazionale come i Police e poi protagonista di una carriera solista di tutto rispetto? Semplicemente il fatto che entrambi hanno scritto, John Dowland, e scrivono tuttora Sting, canzoni. John Dowland è stato uno dei primi, in un periodo in cui la musica era molto complessa, con più linee melodiche sovrapposte, a semplificare il tutto scrivendo dei brani in cui la voce veniva accompagnata da un solo strumento, che era il suo strumento, il liuto. E questa caratteristica ha interessato molto non solamente Sting, ma anche altri musicisti contemporanei come Elvis Costello oppure l'italiana Antonella Ruggero, i quali tutti hanno fornito delle versioni personali dei brani di John Dowland, definito ai suoi tempi il cantore della malinconia, e soprattutto di Flow My Tears, che è stato il suo più grande successo. Sting in particolare nel 2006 ha fatto uscire un album intitolato Songs from the Labyrinth, nella cui presentazione scrive: John Dowland per me è musica di riflessione su di sé. Questo genere di riflessione ti porta alla malinconia, che è una buona emozione perché ti conduce a un senso di umiltà, a un senso di gentilezza, di compassione. Ecco perché ne abbiamo bisogno. Ma al solito, se volete saperne di più su John Dowland, su Flow My Tears, su Sting, su Elvis Costello e su molto altro, vi lascio in descrizione il link per la puntata del podcast Moliche d'Ascolto, dove parleremo di questo. Nel frattempo, ciao a tutti e, al solito, fate i bravi.